definiremo tutti i tipi di vincoli che troverete nelle strutture che affronteremo in seguito. I vincoli generalmente sono divisi in due parti, i vincoli esterni e i vincoli interni. In questo momento adesso vediamo i tipi di vincoli esterni. Il vincolo più noto, più usato, è questo dell'incastro. Abbiamo, questa è una trave e abbiamo il vincolo dell'incastro. Questo vincolo, diciamo, ha molteplicità 3, se siamo nel piano. Premetto che faremo esercizi di strutture che si muovono in modo piano, pertanto i vincoli potranno essere al massimo di molteplicità 3. L'unico vincolo di molteplicità 3 è il vincolo di incastro. Poi vedremo che cos'è la molteplicità. Vincoli di molteplicità 2, invece, poi che cosa sono? Sono il vincolo di cerniera e il vincolo di glifo. E questi sono due tipi di vincoli di molteplicità 2. Ma diciamo in generale il vincolo di glifo ha l'angolazione fra la retta di scorrimento e la trave può essere variabile. Quindi se quello che ho disegnato prima, era con alfa uguale a 0, avete visto anche vincoli con alfa uguale a figure come mezzi, però esistono anche vincoli di tipo glifo con alfa compreso tra 0 e figure come mezzi. Con alfa qualsiasi. Poi i vincoli invece di molteplicità 1 possono essere di tipo carrello, ancora una volta qui io posso avere un'altra variabile, e vincoli di tipo doppio glifo. E questi sono vincoli di molteplicità 1. Allora, vediamo adesso cosa significa la molteplicità. Per definire un vincolo voi potete utilizzare sia una definizione dinamica che una definizione cinematica. Vediamo in un primo momento la definizione cinematica. Il vincolo di incastro cosa significa? Significa che il punto della struttura applicata al vincolo, ad esempio questo punto qui, questa la tensione applicata al vincolo, è impossibilitata a spostarsi e a ruotare. Quindi è impossibilitata a spostarsi in una qualsiasi direzione, e quindi nella direzione orizzontale, nella direzione verticale, e a ruotare. Quanto loro finiscono, possono andare via? Come ho detto prima, lo consegnate qui e poi per andare. Il testo no. Quindi mentre il vincolo di incastro molteplicità 3, perché si blocca sia lo spostamento in una qualsiasi direzione, quindi almeno in due direzioni indipendenti, che la rotazione. Il vincolo di cerniera molteplicità 2, perché imponete all'elemento di struttura, alla sezione della struttura a cui applicate il vincolo, soltanto che lo spostamento è nullo in una qualsiasi direzione.
quindi siccome le direzioni possibili sul piano sono due, la moltiplicità del vincolo di cerniera è due. Stessa cosa per il glifo, perché come vedete il vincolo di glifo, voi che cosa imponete? Imponete che lo spostamento della parte di struttura applicata al vincolo è impossibilitato a essere diverso da zero, è bloccato ad essere zero, non in una qualsiasi direzione, ma solo nella direzione ortogonale a quella di scorrimento. In questa direzione questo punto si può spostare. E però abbiamo anche, a differenza della cerniera, abbiamo anche l'impossibilità a ruotare. E quindi abbiamo due vincoli cinematici. L'impossibilità a traslare la direzione ortogonale a quella di scorrimento e l'impossibilità a ruotare. Per questo questi due vincoli hanno molteplicità. I vincoli a molteplicità 1 invece sono la cerniera, come ho detto, la cerniera e il carrello e il doppio glifo. Il carrello blocca lo spostamento in una direzione, solo lo spostamento. Quale direzione? Quella ortogonale a quella di scorrimento. E questo angolo può essere qualsiasi, però indipendentemente da questo angolo il blocco dello spostamento è solo per la direzione ortogonale a quella di scorrimento. Mentre nel vincolo di doppio glifo si blocca la rotazione. Come? Il tecnigrafo anche, perché vedete che questo vincolo, questa sezione si può traslare anche graficamente, può traslare sia nella direzione orizzontale che nella direzione verticale, che vuol dire che può traslare in una qualsiasi direzione, perché questi spostamenti avvengono in modo indipendente, quindi può traslare in una qualsiasi direzione ma non può ruotare. E quindi questi sono i vincoli esterni caratterizzati in modo cinematico. Dal punto di vista dinamico invece la cosa è analoga, perché ogni volta che si blocca uno spostamento o una rotazione, affinché questo blocco sia effettivo, c'è bisogno di un'azione dall'esterno, di una reazione vincolare. Se bloccate uno spostamento c'è bisogno di una forza che vi blocca questo spostamento, se bloccate una rotazione c'è bisogno di una coppia che vi blocca questa rotazione. Quindi per quanto riguarda il vincolo di incastro avete, al fine di bloccare uno spostamento in una qualsiasi direzione e una rotazione, avete l'erogazione da parte del vincolo di una forza in una qualsiasi direzione e di una coppia. E quindi essenzialmente due forze indipendenti e di una coppia. E quindi vi ritrovate il vincolo di molteplicità 3. Quanto riguarda la cerniera, avete l'erogazione di una forza soltanto, perché si blocca soltanto, se da un punto di vista cinematico blocchiamo soltanto lo spostamento, dal punto di vista dinamico eroghiamo soltanto una forza, in quale direzione? Qualsiasi, quindi due forze indipendenti. Qui invece blocchiamo lo spostamento in una direzione e blocchiamo una rotazione, e quindi abbiamo l'erogazione di una forza e di una coppia. E quindi qui abbiamo la moltiplicità 2 e poi abbiamo il carrello che blocca soltanto lo spostamento in una direzione, quindi eroga soltanto una forza nella stessa direzione. E invece per quanto riguarda il doppio glifo, siccome blocca soltanto una rotazione, eroga soltanto una forza. A questo punto possiamo parlare anche dei vincoli interni. Anche i vincoli interni sono classificati a seconda della loro molteplicità. Parliamo per il primo momento di vincoli interni solo fra due strutture. E poi parliamo più in generale di vincoli interni. Thank you.
disegnato una trave, possiamo disegnare diciamo due travi, una prima trave che sta qui e una seconda trave che sta qua, no? E quindi tra le due travi c'è un vincolo che è detto incastro interno. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che fra le due travi, che possono anche essere considerate la stessa trave da un altro punto di vista, magari il materiale è lo stesso, potete considerarla la stessa trave. E però nel caso di un vincolo di incastro interno, che cos'è che si blocca? Si blocca non la traslazione, perché questo vincolo può traslare, non la rotazione, perché questa sezione può ruotare, però è bloccata la traslazione relativa e la rotazione relativa. Quindi se la sezione di una trave si sposta in un certo modo, la sezione dell'altra trave si sposta allo stesso modo. Se la sezione di una trave ruota in un modo, la sezione dell'altra trave ruota nello stesso modo. Certo, e quindi vengono erogate, e quindi questo da un punto di vista cinematico. Da un punto di vista dinamico succede la stessa cosa. Se è bloccata una traslazione relativa, ci sarà una forza relativa che farà in modo di bloccare questa, di impedire questo comportamento cinematico. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se voi considerate le due travi in modo distinto, per fare in modo che questa sezione si sposta, abbiamo detto, questa sezione si sposta nello stesso modo, per fare in modo che questa avvenga, cosa vuol dire? Vuol dire che la forza che sta su questa sezione è uguale ed opposta alla forza che sta su quest'altra sezione, perché voi dovete fare in modo che questo spostamento relativo sia annullato. Quindi stessa cosa per la rotazione. Se questa sezione ruota, quest'altra sezione gli deve ruotare appresso. E per fare in modo, dal punto di vista dinamico, che questo succeda, voi avete bisogno di una coppia, sia da una parte che dall'altra, uguali ed opposte. Perché uguali ed opposte? Perché la coppia totale su tutto il vincolo deve essere nulla. E quindi questo che cosa significa? Significa che la molteplicità di questo vincolo è 3, perché voi avete tutto di due forze indipendenti e di una coppia. Poi, per quanto riguarda i vincoli interni di molteplicità 2, potete avere cerniere interne, questo tipo di vincolo, lo spostamento di una sezione è uguale allo spostamento dell'altra sezione che incide su quel vincolo, quindi sia da un punto di vista cinematico avete una restrizione cinematica sugli spostamenti in due direzioni, quindi la molteplicità 2, ma anche da un punto di vista dinamico voi avete che se dovete mantenere questa condizione cinematica avete bisogno di due forze da una parte e due forze dall'altra, in modo tale che questa cosa sia verificata. E quindi ancora una volta molteplicità 2. Un altro vincolo di molteplicità 2 è il vincolo di grifo piano interno. Il glifo piano interno viene annullata non lo spostamento relativo in una qualsiasi direzione, ma lo spostamento relativo solo nella direzione ortogonale a quella di scorrimento relativo. In più viene bloccata anche
la rotazione. Ancora una volta, per fare questo avete bisogno di una forza nella direzione ortogonale a quello di scorrimento relativo e di una coppia. Questo è un altro esempio di vincolo di molteplicità 2, mentre per quanto riguarda i vincoli a molteplicità 1 interni potete avere sia una un carrello interno, un carrello interno nel quale è bloccato a differenza del glifo piano interno, nel carrello interno è bloccato soltanto lo spostamento relativo nella direzione ortogonale a quella di scorrimento relativo. Mentre la rotazione relativa è consentita. Un altro vincolo invece di sempre di molteplicità 1 è il vincolo di doppio glifo interno. Queste sono le due strutture, tra queste due strutture può avvenire sia uno spostamento relativo in una qualsiasi direzione, ma non può avvenire una rotazione relativa dal punto di vista cinematico. Dal punto di vista dinamico vuol dire che su una trave, sull'altra trave viene applicata una coppia e quindi abbiamo la molteplicità 1. Chiaro che i vincoli interni possono anche esistere fra più di due travi, più di due strutture. Possono essere, ad esempio, vincoli interni a tre strutture, ad esempio. Trovate un vincolo di questo tipo. E quindi tre strutture intervengono su questo punto. Questo è un vincolo di incastro interno fra tre strutture. E qual è la molteplicità di questo vincolo? Innanzitutto, che cosa significa questo vincolo? Significa che se qui intervengono, diciamo, tre sezioni diverse, e il vincolo che cosa vi dice? Da un punto di vista cinematico vi dice che se lo spostamento di questa, se c'è uno spostamento di questa sezione, lo spostamento di quest'altra sezione, di quest'altra sezione, di quest'altra sezione, le altre due sezioni è uguale. Stessa cosa per le rotazioni. E quindi voi avete una molteplicità 3 fra queste due travi, perché se si sposta questo non c'è uno spostamento relativo annullato tra una trave e l'altra, e poi un'altra molteplicità 3 sulla terza trave, magari fra la prima e la seconda abbiamo una molteplicità 3, tra la prima e la terza abbiamo un'altra molteplicità 3. In realtà abbiamo anche un vincolo fra la seconda trave e la terza trave, però vedete che se fra la prima trave e la seconda trave c'è un vincolo di incastro interno, e se fra la prima trave e la seconda e la terza trave c'è un vincolo di incastro interno, è automatico che il vincolo fra la seconda trave e la terza trave è già di incastro interno. Quindi qui la molteplicità è solamente 6, perché le altre tre molteplicità sono ridondanti. Per il calcolo delle molteplicità di questi vincoli particolari, visto che possiamo fare una classificazione di un numero 100 travi,
agiscono su un punto, ci sono dei vincoli, il numero di vincoli è incredibilmente alto, quindi non è che vi posso scrivere per una classificazione totale. Quindi adesso facciamo una classificazione sulla, su quelli più comuni, e poi quando faremo la classificazione cinematica e dinamica vedremo anche un metodo analitico per il calcolo esatto della molteplicità di questi vincoli. Quindi se uno ha un dubbio può, sulla molteplicità, può effettivamente fare dei calcoli e in modo sistematico arrivare a questa soluzione. Quindi questa è molteplicità 6 su 3 travi, però su 3 travi io posso anche avere una cosa di questo tipo. Quindi qui che cosa abbiamo? Abbiamo che fra questa trave e questa trave c'è un vincolo di incastro, e poi fra questa trave e questa trave c'è un vincolo di cerniera interna. Ma è chiaro che se fra questa trave e fra questa trave c'è un vincolo di cerniera interna, e fra questa trave e questa trave c'è un vincolo di incastro interno, tra questa trave è automatico perché c'è già un vincolo di cerniera interna. E quindi questa molteplicità non sarà più 6 ma sarà 5. Oppure può esserci una cosa di questo tipo. C'è una cerniera interna fra tutte e tre le travi. E quindi se fra questa trave e questa trave c'è un vincolo di cerniera interna, quindi molteplicità 2, questa trave e questa trave c'è un vincolo di cerniera interna, molteplicità 2, in automatico, quindi abbiamo che fra le altre due travi c'è sempre un vincolo di cerniera interna, e quindi qui la molteplicità sarà 4. In generale, se avete una cerniera interna fra n travi, la molteplicità quale sarà? Qua ci sono n travi, cosa vuol dire? Vuol dire prendete la prima trave e avete una molteplicità 2 con la seconda trave, molteplicità 2 con la terza, con la quarta, con la quinta, fino all'ennesima. Ma se voi già dite questo, e già in automatico state dicendo che fra la seconda e la terza c'è già un vincolo di cerniera interna, quindi quante ve ne bastano? Ve ne bastano 2 per il numero di travi meno 1. Quindi se avete n travi, in questo caso 3, la molteplicità è 3 meno 1 che fa 2 per 2 che fa 4, quindi trovate questo 4. Ma poi uno si può sbizzarrire perché uno può avere anche una cosa di questo tipo. Queste due c'è una cerniera interna, tra queste due c'è un incastro interno. E poi fra questi c'è un glifo. E quindi qui che cosa abbiamo? Abbiamo che tra questi due c'è un vincolo di molteplicità 3, tra questi due c'è un vincolo di molteplicità 2, in automatico abbiamo quest'altro, e quindi qui la molteplicità è 5. Insomma, avete delle possibilità infinite, no, infinite no, però molto grandi per andare a vedere le molteplicità di ciascun vincolo. Ciascun tipo di vincolo interno. Poi c'è un altro tipo di vincolo, che sono dei vincoli sia interni che esterni. Tant'è che spesso, probabilmente la cosa migliore è anche non distinguere tanto fra vincoli interni e vincoli esterni. Così da un punto di vista didattico forse può essere utile, però nel momento in cui avete acquisito il concetto,
la differenza tra vincoli interni e vincoli esterni può saltare, ad esempio in questo vincolo qui. Qui abbiamo due travi, che è un misto fra un vincolo interno e un vincolo esterno, perché fra le due travi c'è un vincolo interno di incastro interno e poi avete anche un vincolo esterno, perché cosa avete? Avete per lo spostamento relativo in una qualsiasi direzione e la rotazione relativa in qualsiasi direzione è nulla, ma anche per lo spostamento assoluto in una qualsiasi direzione è nulla. E quindi il vincolo qui quant'è? È 3 per quanto riguarda gli spostamenti relativi più 2, quindi vincolo a molteplicità 5. Poi ci può anche essere questo, qui abbiamo sempre il vincolo di molteplicità 3 per la parte interna, mentre dalla parte esterna abbiamo l'impossibilità a traslare soltanto in una di queste due direzioni, quindi il vincolo a molteplicità 4, 3 più 4. Poi fate attenzione nei disegni, perché qui questo vincolo magari può anche essere disegnato in questo modo. Se è disegnato in questo modo si deve interpretare in modo diverso, perché qui non c'è più un incastro interno tra le due travi, ma c'è una cerniera interna tra le due travi e un carrello esterno. Quindi qui la molteplicità è 3, perché 2 dalla parte interna e 1 dalla parte esterna. In generale qui, se voi avete n travi, con un vincolo di cerniera interna fra di loro e un carrello esterno, quale sarà il vincolo? Beh, la cerniera interna abbiamo detto che è 2 che moltiplica n-1 e in più dovete aggiungerci il vincolo esterno, e questo è 2n-2 più 1, quindi 2n-1. Se ci mettete il carrello, se invece ci mettete avete una cerniera, è chiaro che qua si disaccoppiano questi vincoli, nel senso che comunque potete dire questo spostamento assoluto è bloccato, questo spostamento assoluto è bloccato, tutti gli n spostamenti assoluti sono bloccati, e quindi qui la molteplicità ci dovete aggiungere 1, quindi anche qua aggiungete 1 e quindi vi trovate con un vincolo a molteplicità 2n. Quindi per il calcolo della molteplicità dei vincoli dovete stare un po' attenti, perché dovete considerare soltanto le informazioni indipendenti tra di loro. Quindi se avete una certa manualità nel trattare questo tipo di vincoli, la molteplicità del vincolo diviene automatico, perché riuscite a distinguere in modo intuitivo le informazioni indipendenti che ricavate dal disegno di un certo vincolo. Però se non ce l'avete questa manualità, vedremo che esistono dei metodi per il calcolo esplicito di questa questa molteplicità attraverso il rango di una molteplicità.
essenzialmente sarà il rango della matrice cinematica che costruiremo, che però tratteremo nella prossima lezione. Direi di fermarmi qui se ci sono domande. Immagino che siano tutte le cose che ci ho detto, siano tutte cose già note, oppure no? Come? Commenti? Esempio, quando vedremo, quando calcoleremo le reazioni vincolari erogate da questi vincoli, vedremo che le incognite, il numero di incognite che dovremo imporre per ciascuno di questi vincoli sarà equivalente alla molteplicità del vincolo. Ad esempio, con l'incastro, il numero di incognite, e abbiamo detto che è uguale alla molteplicità del vincolo. La molteplicità del vincolo quant'è? È 3, quindi avete 3 incognite da mettere. Queste 3 incognite sono le due forze, la forza in una qualsiasi direzione, quindi due componenti indipendenti di questa forza, ad esempio la componente orizzontale e la componente verticale, poi la coppia. Ah, quando io disegnerò la lavagna, una forza, spesso se la disegnerò, la disegnerò con una freccia. Ora, che cosa intendo quando metterò una label a questa freccia, un numero, un simbolo accanto a questa freccia? Io ad esempio qua gli metto il simbolo A. Che cosa intendo per A? Allora, io per A intendo la componente del vettore che rappresenta questa freccia lungo il versore che questa freccia rappresenta. Quindi se io voglio rappresentare il vettore A, questo vettore è uguale a A per il versore E, dove il versore E è questa freccia qui. Chiaro? Quindi questo vettore qui è equivalente a questo vettore qui. Perché? Perché chi è A? Innanzitutto da questa formula qui ricaviamo che A è uguale al vettore A scalare il versore E. In questo caso il versore che rappresenta questa freccia è meno E. Quindi se qui abbiamo meno E, qui devo metterci meno A, se voglio rappresentare la stessa cosa. Voglio rappresentare lo stesso vettore E, ho bisogno, naturalmente se cambiate segno qua devo cambiare segno pure qua per avere lo stesso vettore, e questo è il motivo per il quale questo vettore qui rappresentato in questo disegno è equivalente a questo vettore qui. E quindi quando io disegno una forza in una qualsiasi direzione, io posso rappresentarla attraverso due componenti qualsiasi. E il fatto che me le scelgo orizzontale e verticale è soltanto una comodità, magari in certi casi può essere una scomodità, che vuol dire che se uno vuole avere una comodità magari deve proiettare questa forza in due direzioni magari diverse. In questo caso io posso fare così, A, B, questa cosa per la coppia pure, C è così. Questo che cosa vuol dire?
dire che A, B e C non è detto che siano positivi, perché non sono i moduli del vettore o della componente del vettore, sono le proiezioni del vettore su quel versore, quindi non è il modulo. A priori le reazioni vincolari non sono non sono note, quindi voi scrivete un simbolo che non sapete quanto vale, no? Quindi può essere sia positivo che negativo. Poi se diviene negativo, cosa vuol dire? Se A diviene 5 newton, che cosa vuol dire? Vuol dire che questo spinge più di 5 newton. Diviene meno 3 newton, vuol dire che questa forza qui tira di 3 newton. La cosa è molto, molto semplice, molto chiara, però desta molta preoccupazione, molta ambiguità. Però inquadrate in questo modo, spero che almeno per voi non ci sia, non ci sia abbastanza. In questo per quanto riguarda l'incastro esterno, beh, è chiaro, poi se avete la ghiera, cosa vuol dire? Vuol dire che la potete rappresentare in questo modo. Il glifo lo potete rappresentare in quale modo? Una forza nella direzione ortogonale a quella di scorrimento e una coppia. Il doppio glifo invece, senza nemmeno disegno, soltanto con una coppia. Per quanto riguarda le vincoli esterni di molteplicità 1, abbiamo la cerniera soltanto nella una forza nella direzione ortogonale a quella di scorrimento, il doppio glifo soltanto con una coppia. Per quanto riguarda i vincoli interni, c'è una. Vediamo di affrontarlo. Se voi avete ad esempio un incastro interno come qui, che cosa vuol dire? Vuol dire che se voi scomponete questo incastro interno, voi dovete avere una forza in una qualsiasi direzione, una coppia qui è uguale ad opposti alla forza e alla coppia dall'altra parte. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se qui avete A, B e C, dall'altra parte dovete avere una forza opposta e una coppia opposta. Vi fate traviare dal fatto che A è assiale e qui A è trasversale alla trave. La forza deve essere uguale all'opposta. Per arrivare a questo uno può anche dire: vabbè, uno potrebbe anche pensarla in un altro modo, ma è in modo assolutamente equivalente. Uno può dire: qui abbiamo una forza, qui abbiamo un'altra forza, quindi molteplicità 6, però poi dovete considerare anche un'altra cosa. Dovete considerare che il vincolo sta fermo. Se sta fermo vuol dire che il risultato delle forze che agiscono sul vincolo è nulla. Ma se questo è vero, che cosa vuol dire? Vuol dire che se disegnate il vincolo, tutte le forze e le coppie che agiscono su questo vincolo sono bilanciate. Quindi, se questa è la forza del vincolo sulla struttura orizzontale, nella direzione orizzontale, la forza del vincolo della struttura questa struttura sul vincolo deve essere uguale all'opposta, quindi questo avremo questa forza A così, questa forza B dall'altra parte, entrante così, e dall'altra parte avremo una cosa di questo tipo. Ok? Quindi dal bilancio delle forze e dei momenti di questo vincolo qui
ricadiamo anche che A è uguale ad A barrato, perché se voi fate la somma delle forze nella direzione orizzontale, cosa avete? Meno A più A barrato uguale a 0. Nella direzione verticale avete meno B più B barrato uguale a 0. Nella direzione uscente del vincolo avete meno C più C barrato uguale a 0. Questo perché vi dico questo? E quindi che cosa significa? Significa che A barrato, B barrato e C barrato sono uguali ad A, B e C. E quindi il vincolo torna ad essere molteplicità 3. Se a questo vincolo voi aggiungete una forza dall'esterno, F, come la trattate? Ah, ci sono vari modi. Potete, per dimostrare questi modi, io comincerei da quello apparentemente più complicato ma più generale, poi andiamo a vedere come se che esiste anche un modo un po' più semplice. Il modo più apparentemente più complicato ma più generale è questo, cioè quello che abbiamo utilizzato adesso. Voi avete una forza una coppia in una parte, in generali, e una forza una coppia dall'altra parte, generali. Non avete a priori nessuna informazione sulle relazioni che intercorrono tra questi sei incognite, però sapete che il vincolo sta fermo, perché imponete che quando progettate questa struttura, imponete che il vincolo sta fermo, no? Se no crolla la struttura. E quindi che succede? Succede che dovete imporre, fare lo stesso ragionamento che avete fatto qui, però qui vi manca qualcosa, perché se voi fate la somma delle forze e delle coppie su questo vincolo, dovete metterci anche la forza esterna. Quindi ci mettete questa forza esterna, F, e quindi fate la somma delle forze e dei momenti e trovate la relazione. Somma delle forze e dei momenti sono tre equazioni. Di quelle sei incognite trovate le tre equazioni. Ad esempio, vi potete trovare A barrato, B barrato e C barrato in funzione di A, B, C e F. F è nota, e quindi trovate queste sei incognite tutte in funzione delle tre di tre incognite. Quindi vi torna il fatto che questo vincolo ha sempre molteplicità 3, anche se mettete una forza dall'esterno. E come fate? Ad esempio, qui che cosa avete? Avete che certamente C barrato è uguale a C. Poi, se questo è l'angolo alfa, che cosa avete? Avete meno A più F coseno di alfa più A barrato è uguale a 0. E poi nella direzione verticale che cosa avete? Avete meno B meno B, poi più B barrato, e poi diciamo, se questo è alfa, questo è B, meno B più B barrato, e poi è meno F seno di alfa uguale a 0. No? Perché la componente verticale è F per il seno di alfa, e quindi da qua ricavate sia A barrato che B barrato che C barrato. E quindi che cosa ricavate? Ricavate che A barrato è uguale a A meno F coseno di alfa, e B barrato invece è uguale a B più F seno di alfa. Quindi avete trovato tutte le relazioni vincolari in funzione solo delle tre incognite. E questo di nuovo è il motivo per il quale questo incastro interno è molteplicità 3. Un'altra cosa che vi volevo dire, quindi come vedete, cosa vuol dire? Qui che cosa avete messo? Avete messo A al posto di A barrato, avete messo A meno F coseno di alfa. Al posto di C barrato avete messo C, e al posto di B barrato avete messo
b più f seno di alfa. Ma vedete che questo più f seno di alfa e questo meno f coseno di alfa essenzialmente li potete considerare come un vettore dall'esterno che ha quelle stesse componenti, e quindi essenzialmente proprio questo vettore qua, perché chi è il vettore che ha componenti f seno di alfa nella direzione verso il basso e meno f coseno di alfa in questa direzione, ovvero f coseno di alfa in questa direzione? Beh, è proprio questo vettore f qua, quindi potete considerare questo vettore f qua e togliere queste parti. Questo è il motivo per il quale quando avete questa cosa, quindi un vincolo interno con una forza dall'esterno, lo potete trattare nel seguente modo: mettete una forza e una coppia da una parte, una forza e una coppia opposti dall'altra, e poi aggiungete una forza, la forza dall'esterno. Ad esempio qui, in realtà, siccome qui abbiamo trovato A, B e C in funzione di A barrato, B barrato e C barrato, la stessa cosa la potevamo fare trattando, trovando A barrato, B barrato e C barrato in funzione di A e C. Se avessimo fatto così, avremmo trovato quest'altra soluzione. E quindi, avete un incastro interno, due forze una coppia da una parte, due forze una coppia dall'altra, la forza dall'esterno in una delle due parti. E la cosa è a scelta, potete farlo sia da una parte che dall'altra. Il risultato non cambia, ovvero il risultato in termini di A, B e C è chiaro che come valore del simbolo A, B e C, se lo mettete questa forza a sinistra o a destra, cambia come valore. Però non è quello il problema, perché A, B e C sono delle variabili interne che voi avete utilizzato. Quello che non cambia è la forza su questo vincolo che non cambia, che è quella che vi serve. Nell'esercizio voi dovete sapere quanto spinge qui su questa trave, quanto spinge il vincolo su questa trave, quanto spinge il vincolo su questa trave. Questa informazione, che è quella importante, quella informazione non cambia. Questo è la cosa importante. Stessa cosa succede non solo per gli incastri interni, ma anche per le cerniere interne. Che ore sono? 1:20, guarda. 1:20. Non solo per gli incastri interni, ma anche per le cerniere interne. Quindi se qui avete una cerniera interna, l'unica cosa che cambia è che questa coppia non c'è. Però i ragionamenti li potete fare allo stesso modo. Poi c'è da dire quest'altra cosa: per quanto riguarda i vincoli interni c'è un'altra problematica, non per gli incastri interni ma per le cerniere interne o per i glifi interni. Allora, stessa cosa potete c'è quest'altra problematica, la problematica sul tipo di forza dall'esterno che potete applicare su un vincolo interno. Qui ad esempio abbiamo una cerniera interna e abbiamo messo una forza dall'esterno. In realtà quello che non potete fare è applicare una coppia dall'esterno. Mettere una coppia dall'esterno qui è vietato. Pronto? Non si può fare. Perché pronto? Avete pronto? Arrivate ad una contraddizione.
Quindi quello che dovete fare è applicare la coppia o da una parte o dall'altra. Questo potete fare. Quindi questa coppia potete dire la stiamo applicando o a destra oppure a sinistra. Non potete applicare la coppia sul vincolo interno. Perché? Perché voi potete applicare una coppia soltanto se c'è una restrizione cinematica sulle rotazioni relative. Se non c'è questa restrizione, come nel caso di una cerniera interna, la coppia la dovete applicare o da una parte o dall'altra. Questa informazione va data ed è lo stesso motivo per il quale se qui c'è un glifo interno, è applicata una forza, la forza la potete applicare sul glifo soltanto nella direzione orizzontale. Nella direzione verticale, se voi volete applicare una forza in una direzione verticale, dovete dire se la applicate o qui oppure qui. Sono due situazioni diverse. Perché se non avete una restrizione cinematica sulle traslazioni relative, una forza dall'esterno la dovete decomporre in modo opportuno, o da una parte o dall'altra. Non la potete applicare a tutte e due. Applicando una forza così vuol dire si muove? Vuol dire che sì, però si muoveva anche prima, eh. Cioè se la applicate così, voglio dire, se siccome il vincolo di glifo interno, che cosa vi dice? Vi dice che lo spostamento relativo nella direzione ortogonale a quella di scorrimento relativo è nullo. Però lo spostamento relativo in questa direzione non è nullo. Non è nullo. E quindi. Pronto? Tardo, professore. E quindi se questo spostamento relativo non è nullo, il fatto che c'è uno spostamento relativo era vero pure prima. Poi se voi invece mettete una forza, accentuate questo spostamento relativo. E niente, quindi queste considerazioni sono, diciamo, esaurienti per avere un quadro approfondito e completo di tutte le problematiche che avete quando guardate un vincolo. Ad esempio, se voi volete scomporre questo grifo qui, che cosa avete? Avete che con una forza così avete una forza nella direzione orizzontale, una forza nella direzione orizzontale. Perché quello orizzontale? Perché quello orizzontale è quello ortogonale, quello di scorrimento relativo, e poi avete una coppia, poi avete la forza esterna. Alla forza esterna, al contrario di prima, che potevate metterla a destra o a sinistra, qui ce l'avete a sinistra. Quindi essenzialmente dovete fare così. Se invece aggiungete un'altra forza esterna, la forza F barrato, nella direzione orizzontale, siccome questa è su una direzione vincolata cinematicamente, questa forza la potete mettere, per quanto detto prima, o qui o qua. Quindi la potete mettere qui, in questo modo, più F barrato, oppure la mettete qua, F barrato. E poi è chiaro che se la mettete così, la cosa è equivalente a questo, no? Meno F barrato, perché là era diretta così. Questo è un esempio che vi chiarisce che mentre F barrato è applicato sul vincolo, la F è applicata solo su una parte, solo su una particolare sezione del vincolo e non sul vincolo in sé.
Quindi mentre la F deve essere messa a sinistra obbligatoriamente, la F barrato può essere messa sia a destra che a sinistra. Quando poi imponete i bilanci delle forze e dei momenti, trovate a B e C, trovate che imponendo la F barrato a sinistra o a destra, il risultato in termini di forza dall'esterno su questa trave e di coppia dall'esterno su questa trave, di forza dall'esterno su questa trave e di coppia dall'esterno su questa trave, sono equivalenti. Naturalmente vedremo queste cose anche nel dettaglio, anche se sono sicuro che già avete visto in altri corsi, almeno nel corso di scienza delle costruzioni. E domande? Io la finirei, se no. Thank you.